Da poco abbiamo approvato in Consiglio Comunale l'ultimo rendiconto e l'ultimo bilancio di previsione della nostra amministrazione, la più longeva dal 1806. Mi dispiace per tutti quelli che già annunciavano che Napoli sarebbe andata in dissesto, che l'amministrazione comunale non avrebbe approvato il bilancio e quindi arrivava il commissario. Lo dico anche ai miei avversari politici in Calabria, veramente senza alcun argomento raccontano ciò che non conoscono. Oggi mi sento di ringraziare i consiglieri comunali, tanto di maggioranza quanto di opposizione, perché hanno avuto un ruolo alto nell'interesse della città e dei napoletani. Non è un bilancio con cui si possono fare strumentalizzazioni politiche, è un bilancio corretto, così come abbiamo governato con queste mani pulite e tra mille difficoltà la città in questi anni. Con questi bilanci si fanno centinaia di assunzioni, con questo bilancio si mettono in sicurezza le aziende partecipate, con questo bilancio si garantiscono le maestre, la refezione, i servizi, i diritti, insomma. Una città in piena pandemia, purtroppo abbandonata da altre istituzioni che non sono state vicine alla città di Napoli. Ancora una volta un successo di chi la governa da 10 anni, del Consiglio Comunale e dei napoletani che non hanno mai mollato. E ai miei avversari politici nella campagna elettorale in Calabria dico: non avete proprio idea che significa stare tra la gente, governare con le mani pulite, con onestà, in libertà, con competenza, con coraggio e con passione, tutti elementi che non si comprano al mercato. Grazie, grazie a tutti quelli che oggi hanno scritto una pagina alta di politica e di istituzioni.